tutti, nel tutorial di oggi facciamo insieme questo bellissimo pancetto ad uncinetto. Lo chiamo pancetto perché sul davanti ha la forma di un poncio, finisce a punta, ma sul retro è dritto e arriva fin circa sotto le scapole. È un progettino semplice, veloce da realizzare, può essere una bellissima idea regalo per il Natale che si sta avvicinando, oppure ovviamente possiamo farlo per noi. Si fa a partire da un rettangolo che poi si piega e si cuce per ottenere questa forma. Per farlo ho utilizzato i punti alti in rilievo che danno un effetto di punto elastico molto molto bello, o almeno a me piace molto. Aspetto di sapere cosa ne pensate leggendo i messaggi che mi lascerete qui sotto il video. Nel tutorial vi do tutte le misure per fare una taglia come questa, che direi che può essere una taglia S, M, probabilmente anche L. Se fate una taglia ben più grande, allora potete farlo leggermente più lungo e leggermente più alto, ma in realtà le misure sono abbastanza uniche. Per questo progetto ho utilizzato un misto lana, che è questo filato, si chiama Duetto, è 50% lana e 50% acrilico. Sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 125 metri e sono raccomandati uncinetti da 4 mm. Ed io ho utilizzato un uncinetto da 4,5 mm. E visto che spesso mi chiedete dove acquistare i filati, se volete anche voi utilizzare il filato Duetto, lo trovate nello shop online della merceria Arcobaleno. Nel primo messaggio sotto al video vi lascio il link al loro sito web. Del Duetto ci sono veramente tantissimi colori diversi. Per fare questo poncio ho utilizzato 450 grammi di filato e ho avanzato solo questo, quindi praticamente ho utilizzato 9 gomitoli. Lo schema è un rettangolo e quindi non vi mostro la lavorazione del poncio grande, vi faccio un campioncino con i punti e le righe che dobbiamo lavorare. Non c'è molto da dire su questo poncio perché è veramente semplice da realizzare e quindi passiamo direttamente al tutorial, ma prima voglio ringraziare Antonella, che è una mia alunna dal vivo, perché è grazie alla sua richiesta che è nato questo bellissimo schema. E quindi grazie Antonella. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Prepariamo un nodino iniziale e montiamo un numero multiplo di 4 di catenelle. E le catenelle le montiamo con un uncinetto da 5,5 mm. Io ho lavorato in tutto 20 catenelle per questa mostra, che sono multiple di 4. Da qui iniziamo a utilizzare l'uncinetto che poi utilizzeremo per tutto il lavoro, che per me è un 4,5 mm. Lavoriamo 2 catenelle aggiuntive che contano come primo punto alto, e iniziando a lavorare dalla quarta catenella dall'uncinetto, lavoriamo un punto alto in ogni catenella. Io lavorerò nel filetto dietro, che è questo che corre verticalmente dietro le catenelle, voi prendete le catenelle come siete abituati e lavoriamo un punto alto in ogni punto. Questa prima riga è una riga di preparazione. Ora giriamo il lavoro e lavoriamo le due righe che ripeteremo per tutto il lavoro. Nel primo punto, nella seconda riga, lavoriamo un punto alto. Lo sostituiamo con un punto basso nel primo punto e 2 catenelle. Questo rappresenta il primo punto alto della riga. Nei prossimi due punti lavoriamo due punti alti in rilievo presi davanti, che vuol dire che abbraccio il corpo del punto alto entrando da davanti e poi lavoro normalmente il punto alto. Uno da davanti
abbraccio tutto il corpo del punto alto. 2. E da qui iniziamo la ripetizione che ripeteremo per tutta questa riga 2, che è due punti alti in rilievo presi dietro, che quindi al contrario l'uncinetto va dietro e da dietro abbraccia il corpo del prossimo punto alto. Prendiamo il filo, portiamo fuori e lavoriamo un punto alto. 1, 2 e due punti alti in rilievo presi davanti. Quindi da davanti, 1, 2. E questi punti alti, mi raccomando, alzateli bene, altrimenti questo lavoro diventa un po' stopposetto. E ripetiamo questa ripetizione. Due punti alti in rilievo presi dietro, due punti alti in rilievo presi davanti. Uno, due, uno, due. E ripetiamo in questo modo fino a rimanere con un unico punto nella riga. E nell'ultimo punto, che in questo caso è rappresentato dalle due catenelle, lavoriamo un punto alto. E questa è la riga 2. Nel primo punto lavoriamo un punto alto normale, poi lavoriamo due punti alti in rilievo presi davanti, poi iniziamo la sequenza che è due punti alti in rilievo presi dietro, due punti alti in rilievo presi davanti e ripetiamo per tutta la riga e alla fine nell'ultimo punto lavoriamo un punto alto. Giriamo il lavoro e lavoriamo la riga 2 che è in realtà molto simile. Un punto alto che sostituiamo con un punto basso e due catenelle e da qui lavoriamo esattamente il punto che abbiamo sotto. Quindi qui abbiamo due punti alti in rilievo presi dietro e lavoriamo due punti alti in rilievo presi dietro. Qui lo vediamo meno perché sotto è già lavorato, ma entriamo sempre da dietro nel corpo del punto alto. E lavoriamo un punto alto e un altro in rilievo preso dietro. E da qui iniziamo la sequenza. Due punti alti in rilievo presi davanti, due punti alti in rilievo presi dietro. E ripetiamo questa sequenza per completare tutta la riga. E alla fine completiamo la riga lavorando un punto alto sopra il primo punto alto della riga precedente, quindi le due catenelle. E questo è il lavoro che dobbiamo fare. Continuiamo a ripetere la riga 1 e la riga 2 fino ad arrivare all'altezza desiderata per il nostro lavoro. Dopo aver lavorato tutte le righe che ci servono per il nostro poncetto, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo bello lungo per poter cucire. E sfiliamo. Non riesco a mostrarvi tutto il rettangolo perché è grande, ma il mio rettangolo misura circa in altezza 36 centimetri, 36 centimetri e in lunghezza tutto il rettangolo misura circa
91 centimetri. Questo considerando che eravamo partiti da una prima riga di punti alti, avevo lavorato 184 catenelle e poi tutta la prima riga di punti alti, avevo misurato e avevo 120 centimetri. E adesso ne sono rimasti 91. Questo perché questa lavorazione di punti alti in rilievo presi davanti e dietro è un punto elastico e quindi il pezzo, una volta lavorato, risulta più piccolo. Pieghiamo una punta in questo modo e questo, che è l'altro lato corto, andrà cucito così, in linea con la fine del lato lungo qui, e qua andiamo a creare il collo, e per creare il collo dobbiamo piegare questa parte un po' così e cucirla in questo modo. Quanto ripiegare su se stesso il lavoro per creare il collo lo decidete voi. L'importante è che il lato corto, questo è il lato lungo del lavoro, il lato corto dall'altra parte lo cuciamo qui a filo, cioè che venga dritto chiaramente il lavoro, cuciamo tutto qui e qui ripieghiamo un po' per creare il collo, e qua poi una volta indossato lo rigiriamo così per creare il resto del collo, e cuciamo solo qui, solo questa parte. Possiamo fissare intanto il lavoro con degli spilli. Una volta definito quanta parte del lato corto cuciamo e quanta rimarrà come collo, facciamo questa cucitura. Questa parte risvoltata potete lasciarla libera, oppure cucirla solo in parte o cucirla completamente. Questo lo decidete voi. Iniziamo a cucire da qui e cuciamo sul lato che resterà il dritto. Questa lavorazione è reversibile, quindi per il momento dritto e rovescio sono uguali, lo definiamo in questo momento facendo questa cucitura e il collo. Cuciamo sul lato dritto e cuciamo con un ago senza punta. In questa cucitura da una parte abbiamo le catenelle iniziali, che se avete lavorato nel filetto dietro si presentano in questo modo come catenelle, altrimenti si presenteranno come uno o due filetti, ma comunque voi avete le catenelle iniziali qui, e dall'altra parte invece cuciamo il primo punto di ogni riga. Per prima cosa passiamo il filo dall'altra parte, entrando nel primo punto, nella catenella del primo punto, e cominciamo a cucire. Da una parte entriamo tra una catenella e l'altra, o comunque tra un punto e l'altro, così, e dall'altra entriamo da una catenella all'altra, sotto le catenelle, partendo da fuori verso il lavoro, tra una catenella e l'altra. E rientro da questa parte da dove esce il filo. Questo è il filo della cucitura. Entro qui e esco, diciamo, nel prossimo punto, nella prossima catenella. Da questa parte abbiamo i primi punti delle righe, che una volta sono le catenelle e una volta sono punti alti. E dall'altra parte uguale, sotto le catenelle, partendo da fuori.
E questi punti li tiriamo, ma non troppo, perché così la lavorazione mantiene un po' della sua elasticità. E via via che lavoriamo, controlliamo di ripartire bene i punti, in modo da trovarci giusti poi con la cucitura. E alla fine, nell'ultimo punto, ripassiamo 2 o 3 volte perché sia bello saldo. E sul retro facciamo un nodo. E annodiamo 2 o 3 volte perché, come sappiamo, la lana tende ad aprirsi. E nascondiamo il filo. E se vogliamo, cuciamo anche questa parte nello stesso modo. Questa lavorazione è reversibile, quindi è uguale sia da una parte che dall'altra, ma per come ho pensato il lavoro, in realtà ha un dritto e il dritto è quello che inizia e finisce con i punti alti in rilievo presi davanti. Almeno così l'ho pensata io. Se voi preferite l'altra parte come dritto, mettete l'altra parte. E il nostro nuovo poncetto è pronto. Vi devo dire che io mi sono innamorata di questo schema e di questo poncetto. È uno schema semplicissimo perché basta fare un rettangolo. Io ho utilizzato questo punto e mi sembra particolarmente indicato perché appunto è un punto elastico, ma volendo potreste usare anche punti diversi. Io spero che lo rifacciate perché è davvero bello, caldo, morbido ed è appunto un bel progettino, può essere anche una bellissima idea regalo per Natale. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguite anche in questo tutorial. Se vi è piaciuto non dimenticate di dirmelo lasciandomi un bel messaggio qui sotto al video oppure regalandomi il vostro like. Il vostro sostegno per me è sempre molto molto importante. Se vi va, condividete questo video con le persone che pensate possano essere interessate a tutorial all'uncinetto. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Non vedo l'ora di vedere tutti i vostri poncetti e, come sapete, potete condividere con me le vostre foto taggandomi in Instagram oppure condividendole nel mio gruppo Facebook che si chiama Uncinetta e Divertiti. E anche per oggi abbiamo finito. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!